Domani alle 18:30 il Pescara in campo ad Arezzo per cancellare la beffa del posticipo di lunedì scorso contro il Perugia. Saranno assenti Pellacani e Da Cornero. Zeman in conferenza stampa ha detto che sono sulla via del recupero. Sta molto meglio Salvatore Aloi. Indicazioni di formazione il tecnico boemo non ne ha date, ad eccezione di Squizzato che potrebbe essere preferito nel ruolo di play. Tanti gli argomenti trattati da Zeman in conferenza stampa con le immagini del nostro Diego Martelli. Andiamo ad ascoltare i passaggi salienti della conferenza con la squadra che è appena partita per il ritiro in Toscana. Ascoltiamo. Situazione squadra, com'è andata la settimana? Se a parte a Cornero e Pellacani c'è qualche defezione dell'ultimo e se è possibile rivedere sia Di Pasquale che Vergani che hanno avuto degli episodi negativi la scorsa settimana. Grazie. Vabbè, fuori sono sempre quei due che ancora non ho recuperato, anche se penso che sono vicini. E su Di Pasquale e Vergane hanno le stesse possibilità dei altri. Stanno bene. Io penso che abbiamo fatto bene, poi è normale che il risultato non sia stato favorevole. Ma penso che ci portiamo qualche cosa dietro che non riusciamo a sbloccarci. La prestazione per me era positiva perché c'era Pescara, Perugia è una buona squadra. Peccato che se vinciamo eravamo terzi noi, invece è al contrario. Mister, io sulla difesa le volevo chiedere un po' se ci spiega le differenze tra Mesic e Di Pasquale, perché oramai quelle tra Vergani e Cuppone sono abbastanza note. Dove va meglio Mesic e dove va meglio invece Di Pasquale, alla luce della buona prova che ha fatto Davide lunedì scorso? Vabbè, Di Pasquale è più istintivo e cerca di giocare su anticipo, cerca di andare anche su. Messi che è un attendista che aspetta e poi interviene. Di solito quelli che giocano d'istinto sbagliano qualche cosa di più. A me sembra che ha fatto sempre bene, anche se ha sbagliato di più lui. Per me la squadra ha giocato sempre, io ripeto, non ci ha messo sotto mai nessuno. Quello che abbiamo fatto abbiamo sbagliato noi. Ma è inutile prendersela con uno che sbaglia rigore. Io ripeto, se i rigori erano sbagliati, Baggio e tanta gente più importante. Io dico che non bisogna vivere di impressioni, per me è un ottimo giocatore, poiché non riesce a esprimere tutto quello che ha è un altro discorso. Allora, io volevo un attimino tornare sulla situazione mercato, perché lei non parla delle persone che potrebbero arrivare, però provo a fare un'eccezione, perché un giocatore che a Pescara è conosciutissimo, che è Marco Delle Monache. Le piacerebbe se dovesse tornare a disposizione, qualora ci fosse la possibilità o no? Per me il ragazzo bravo, nel senso, se è andato in Serie B vuol dire che qualche cosa ha fatto, qualche qualità ce l'ha, anche in nazionale. E però io sono sempre convinto che un giocatore che ha possibilità di migliorare la carriera, cerca di migliorarla. Quindi non le dispiacerebbe se dovesse tornare. Non mi dispiacerebbe perché lo voglio bene. A lei la settimana scorsa ha spiegato un po' la differenza di caratteristiche tra Dagasso e Squizzato nel ruolo di playmaker. Domani serve più, secondo lei, come gioca l'Arezzo, un play più attendista, bravo nella fase di non possesso, o serve un play più offensivo? E poi come sta Loi che mi sono dimenticato? Vabbè, ultima Aloy sta bene attualmente, e poi tra Squizzato e Dagasso c'è sempre una lotta. Per me, come partita, dovrebbe servire più Squizzato.